Crolla parte di tetto in un'abitazione a Levane nella centralissima via Leona, nessun ferito, strada chiusa per gran parte della mattinata, sul posto vigili del fuoco di Montevarchi, polizia municipale e carabinieri del paese. 6 denunce negli ultimi giorni da parte delle forze dell'ordine a Terranuova Bracciolini, Montevarchi e Castelfranco Pian di Scò, tra i reati la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. 35.000 euro in arrivo per il quartiere del Porcellino Ponte alle Forche di San Giovanni Valdarno. Lo stanziamento regionale deciso anche in seguito alle pressioni del consigliere leghista in consiglio regionale Marco Casucci. Verso le elezioni amministrative la sinistra di Figline Incisa annuncia il suo candidato, è Lorena Tosin. Correrà per le liste Partito Comunista, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Presentata in consiglio regionale a Firenze la 10ª edizione di Varchi Comics, stand montati per la prima volta direttamente davanti al comune, la fiera montevarchina è tra le prime 10 a livello nazionale. Dalla Toscana alla regione stanzia 6 milioni di euro per l'assunzione e l'incremento del personale ospedaliero, obiettivo il reintegro di chi andrà in pensione e l'abbattimento delle liste d'attesa. E nell'ASL Toscana Sud-Est questa la settimana del glaucoma, patologia dell'occhio che può portare alla cecità. Solo nel territorio aretino sono 4.000 le persone con questa malattia oculare.